Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di principio di sovrapposizione degli effetti. Vediamo un attimo il materiale che ci serve. Sicuramente una scheda Arduino, una scheda che noi utilizziamo sia come generatore, quindi per alimentare il nostro circuito, sia come sistema di acquisizione, quindi per la misura vera e propria delle grandezze fisiche. Dopodiché abbiamo due resistenze del valore di 2 kΩ, ok? Sono queste due resistenze che vedete qua, una resistenza del valore di 5,1 kΩ, ok? Ed è la resistenza che vedete qua. Poi ovviamente una breadboard e alcuni cavetti. Andiamo al dunque. Il circuito su cui ragioniamo è questo. Abbiamo un primo lato, dove abbiamo la resistenza R1 e il generatore di tensione V1. Un secondo lato, identico dal punto di vista topologico, una resistenza con in serie un generatore di tensione, ok, questo è V2. E infine un terzo lato, dove abbiamo la resistenza R3, questa è R2 e questa è la resistenza R3. Veniamo ai valori. La resistenza, una delle due resistenze da 2 kΩ è questa, l'altra è questa qua, quindi R1 e R2 sono le resistenze da 2 kΩ, la resistenza R3 5,1 kΩ, ho scritto un po' piccolo e sacrificato, vediamo di scriverlo meglio, 5,1 kΩ. 5,1 kΩ. Generatori, qui c'è la particolarità di questa esercitazione, dove oltre all'uscita da 5 volt fornita dalla nostra scheda Arduino, oggi utilizzeremo anche l'uscita da 3,3 volt. Quindi di fatto abbiamo due generatori che funzionano contemporaneamente. Poniamoci degli obiettivi e supponiamo di essere interessati a misurare questa tensione qua, la tensione V3, ed essere interessati anche a capire quanto vale la potenza assorbita da questa resistenza. La possiamo chiamare P3. Direi che in una rete come questa è abbastanza semplice eseguire il conto, perché la tensione V3 si calcola col teorema di Millman. Abbiamo a numeratore V1 fratto R1 più V2 fratto R2 più, scusate, fratto 1 diviso R1 più 1 diviso R2 più 1 diviso R3. A questo punto, nota la tensione su quella resistenza, è semplice calcolare la potenza assorbita. La potenza assorbita si può calcolare come V3 elevato al quadrato diviso R3. Bene, se andiamo a mettere i numerini, quindi i parametri di questo circuito all'interno di queste espressioni, troviamo che la nostra tensione vale 3,460 volt e la nostra potenza vale 2,361 milliwatt. E questi saranno i nostri riferimenti, ok? La tensione e la potenza, qui è dove vogliamo arrivare. E oggi qui ci arriveremo con la sovrapposizione degli effetti, ma prima di fare questo io direi che è sensato montare il circuito e fare queste due misure, ok? Quindi cominciamo a montare il circuito. Io ho realizzato come di consueto lo sketch che vi permette di osservare come è fatto questo circuito. In realtà questo circuito lo vedete nello sketch al contrario, per cui se dovessi farvelo capire un po' meglio, il circuito è come se voi lo vedeste in questo modo. Questo disegno poi lo andrò a cancellare, quindi è solo per capirsi in questo frangente. È come se io avessi preso il primo lato e l'avessi
ribaltato al contrario, V1, R1, il secondo lato identico, V2, R2 messo sotto sopra, e il terzo lato messo in questo modo. Per cui questo sostanzialmente diventa il nostro GND. E questa parte qua è il terminale su cui noi poi andiamo a fare la misura. Questa è la resistenza R3 e questa è la tensione V3. Ok? Quindi questo è il punto che andremo a portare al nostro A0. Ok? Ora, se andiamo a vedere con questi, diciamo con questo criterio, lo schemino che vedete lì di fianco, questa è la resistenza R1 da 2 kΩ, questa è la resistenza R2 da 2 kΩ, questo è il terminale in comune che poi porteremo all'ingresso analogico a 0, sulla resistenza R1 portiamo i 5 volt, sulla resistenza R2 andiamo a portare i 3,3 volt e infine abbiamo la resistenza R3 che è connessa a un lato, diciamo uno dei terminali proprio sulla tensione, diciamo, che vogliamo misurare sul nodo che portiamo da 0 e l'altro al GND. Ok? Per cui adesso io faccio così, lo metto da questa parte e andiamo a realizzare il circuito partendo dalle resistenze. Questa è una delle due resistenze da 2 kΩ, la vado ad esempio a inserire qui sulla parte che poi mi andrà a costituire il mio terminale in comune. Scusate, mi si è piegato un pochettino il terminale, per cui poi rischio di avere. Ok, eccoci qua. Ok, direi che questo si è inserito. No, ok, così è messo. Perfetto. Bene. Questo lo andiamo a portare dall'altra parte della breadboard, così come rappresentato nello schema di connessione che vi ho fornito. Non sono assolutamente sicuro che questo sia collegato opportunamente. Scusate, ma queste resistenze sono già un po' spiegazzate. Eccoci qua, ok. Bene, vediamo di ripetere queste connessioni. Una la andiamo a piazzare qua, benissimo. L'altra la andiamo a posizionare qua, ok. Ed eccoci qua. Bene, questa è andata. Seconda resistenza da 2 kΩ, la vado a inserire qua, ok. E poi la vado a mettere un pochettino distanziata dall'altra parte della breadboard, eccoci qua, perfetto. Ecco che abbiamo le due resistenze da 2 kΩ, poi andiamo sulla parte in comune con uno dei due terminali della resistenza da 5,1 e poi veniamo da quest'altra parte. Ok. Eccoci qua. Abbiamo le nostre tre resistenze, come le vedete là. A questo punto, con un cavetto rosso, porterò i 5 volt alla resistenza R1. Col cavetto arancione, porterò i 3,3 volt alla resistenza R2 e poi abbiamo il nostro GND. Con un cavetto nero, per cui ripeto, cavetto rosso, andiamo alla resistenza R1, posso andare tranquillamente qua, col cavetto arancione vado alla resistenza R2, ok? Col cavetto nero vado alla resistenza R3 e infine con un cavetto giallo vado a prelevare la mia tensione, qui ricordatevi che su questa parte della breadboard le
connessioni equipotenziali sono in orizzontale e quindi con questa parte della breadboard vado, magari lo porto qua sotto, all'ingresso analogico a zero. Benissimo. Ok. Se ho realizzato bene le connessioni, adesso possiamo fare la nostra misura. Una misura, qui vedete lo sketch che ho già realizzato, che di base è una semplice misura di tensione. Inizializziamo la connessione, diciamo la comunicazione seriale, e misuriamo una tensione. Dopodiché ho semplicemente calcolato la tensione al quadrato diviso questo valore di resistenza. Allora, faccio una premessa. Non dobbiamo aspettarci esattamente quei valori che abbiamo calcolato analiticamente, perché lo vedete da questa parte dove abbiamo fatto i conti, questo risultato dipende da molti parametri e tutti questi parametri sono, diciamo, incerti. Sia le tensioni da 5 volte, da 3,3 sono erogate dalla scheda Arduino con un certo livello di tolleranza, ma anche quelle resistenze. La somma di tutte queste tolleranze mi darà un valore con una certa incertezza di misura, e questa incertezza di misura in questo contesto, diciamo, la misura in questo contesto non è una misura di precisione. Lo ripeto in tutti i video, il mio obiettivo è di consolidare alcuni aspetti teorici, ma non certo di fare delle misure di precisione. Quindi dobbiamo aspettarci dei numeri misurati che sono leggermente differenti da questi numeri che abbiamo calcolato. Se tutto questo è chiaro, siamo pronti, torno a farvi vedere ciò che sto per fare, a alimentare la mia scheda Arduino, okay, che dall'altra parte è connessa al mio PC. Supponendo che sia andato tutto a buon fine la connessione, lo verificheremo. Adesso provo a mandare, schiacciando la frecciolina, lo sketch alla scheda. Sì. La scheda comunicava in maniera corretta con il mio computer. Apro il serial monitor ed ecco che mi trovo il valore di tensione e il valore di potenza. Dunque, vi nascondo lo sketch, anche perché poi lo potrete scaricare, lo metto su GitHub, troverete il link, ma l'abbiamo visto più volte. Qui la difficoltà dello sketch è una semplice misura di tensione. Benissimo, ora metto qua su in alto lo sketch in modo tale che voi possiate continuare a visualizzare anche le connessioni di circuito, o magari lo posso mettere qua in mezzo. Ok? Almeno dovreste vedere più o meno tutto. Dunque, noi misuriamo 3,584, quindi se vogliamo andare con un altro colore, magari utilizzo l'arancione, a segnare ciò che otteniamo con le misure. Questo è un 3,584 volt e questo è un 2,519, 2,519 milliwatt. Come vi dicevo, non sono esattamente gli stessi numeri. Ok, siamo arrivati al momento di applicare la sovrapposizione degli effetti, e siccome ormai ci siamo capiti, faccio pulizia e questa parte del circuito la rimuovo. Ok? Continuiamo a lavorare su quanto abbiamo visto in precedenza. Benissimo. Allora, il nostro circuito è questo qua. Quindi vado a selezionarlo. E a copiarlo. Eccoci qua. Ora, l'applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti ci dice che io posso, siccome qui ci sono due generatori, considerare questa tensione V3 come somma di due contributi. Ok? Il primo contributo è quello in cui solo il generatore V1 è considerato attivo e il generatore V2 invece è considerato passivo. Il circuito si modifica in questo modo. Qui rimangono le resistenze
R1, R2, R3, che sono già degli elementi passivi, qui al posto del generatore V2 ritroveremo un cortocircuito. Questo è sinonimo di aver passivato V2, che vuol dire V2 uguale a 0 volt. Da quest'altra parte invece, ve lo metto in rosso, il generatore V1 è sempre attivo pari a 5 volt. Chiaramente questa non è la V3, questo è un contributo alla tensione V3, quindi la chiamiamo V3'. E qui nasce il motivo per cui ho voluto calcolare anche la potenza, perché l'occasione fa l'uomo ladro. Uno potrebbe essere tentato anche di calcolare questa P3', ok? Dunque, se noi andiamo a calcolare V3', questa semplicemente si ottiene applicando di nuovo, volendo, il teorema di Millman. Come facciamo? Facciamo V1 fratto R1 fratto 1 diviso R1 più 1 diviso R2 più 1 diviso R3. Risultato numerico di tutto questo 2.090. Andiamo a scrivere 2.090 volt. Ora uno potrebbe essere tentato di calcolare la tensione, scusate, la potenza P3', calcolandola come? Calcolandola come V3' al quadrato fratto R3. Se la calcolasse, questo è quello che otterrebbe. 0.800, scusate, 0.857 milliwatt. Ok? Beh, intanto possiamo provare a fare queste misure. Come si fanno queste misure? Queste misure si ottengono con lo stesso circuito che abbiamo già lì, bello funzionante, andando a passivare il generatore 2. Dunque, il nostro generatore 2 è questo. Ok? Questo è il terminale positivo del nostro generatore 2. E questo di fatto è il terminale negativo, il riferimento del nostro generatore 2. Tra questo punto e questo punto del circuito, mi spiego meglio, tra questo punto e questo punto del circuito noi abbiamo 3.3 volt e dobbiamo invece fare in modo che ci siano 0 volt. Come facciamo? Beh, semplice. Andiamo a rimuovere questa alimentazione. Intanto vi faccio notare che le misure qui dovrebbero essere cambiate, ok? Ciò che noi vediamo dovrebbe aver cambiato valore. 3.594, scusate, adesso non so più quant'era la misura che osservavamo prima, torno un pochettino verso l'alto. 3.584 è diventato 3.589, 2.525. Beh, neanche molto. Insomma, quello che cambia è nel momento in cui andiamo a passivare il nostro generatore. Quindi andiamo a imporre che ci sia una tensione nulla tra questo punto del circuito. Quindi, ripeto, ho tolto l'alimentazione, quindi il cavetto arancione l'ho messo da questa parte e impongo con un cortocircuito tensione nulla tra questi due elementi. Guardate un po' cosa è successo, la tensione è diventata 2.085 e la potenza 0.852. Ok? Anche qui non dobbiamo aspettarci esattamente gli stessi numeri, ma la misura ci dice 2. Adesso leggo 0.80 volt e la potenza è pari a 0.484. 0.484. 4, scusate, questi non sono volt, scusate, non è neanche 0.484, è 0.848, 852 in questo caso. Quindi 0.852 milliwatt. Ok, come vedete, i conti che abbiamo fatto su questo circuito coincidono con buona approssimazione con le misure che stiamo facendo sullo stesso circuito. Ok, passiamo al circuito che c'è qua sotto, che è quello che ci deve portare al secondo contributo della tensione.
Significa che io ora devo rimuovere questo generatore qua, e più che rimuovere, il termine corretto è passivare. Questo significa che qui, dove c'era il mio generatore, devo sostituire tutto questo con un cortocircuito, e questo è sinonimo di V1 uguale a 0 volt, eccoci qua. E stavolta rimarrà attivo il generatore da 2 volt. Questa quindi sarà la V3 secondo, e attenzione, potrebbe venirci voglia di calcolare anche questo P3 secondo. Ok, V3 secondo, come si calcola? Beh, si calcola esattamente come abbiamo calcolato lassù, la V3 primo, se non che qui abbiamo un V2 fratto R2 fratto 1 diviso R1 più 1 diviso R2 più 1 diviso R3. Poi possiamo anche andare a calcolare un P3 secondo, che è pari a V3 secondo al quadrato fratto R3 uguale. Facciamo i conti io li ho già fatti, qui otteniamo un 1.370 volt e qui otteniamo un 0.373 milliwatt. La cosa interessante adesso è fare le misure. Vogliamo fare le misure? Bene. Allora, intanto riportiamoci nelle condizioni iniziali, dove il generatore V2 è passivato, viene ripristinato, quindi qua vado a reinserire nel circuito il mio generatore V2 ed ecco che le misure sono tornate a essere questo 3.584 e 2.519. Adesso il generatore V1 è quello che mi impone 5 volt tra questo punto rosso e questo punto nero, ok? Quindi 5 volt GND riferimento. Come facciamo a passivarlo? Rimuoviamo il generatore 1 dal circuito e poi andiamo a cortocircuitare, quindi tra questo punto e questo punto impongo una tensione nulla. Benissimo, guardate un po' le nostre misure, si sono tramutate in un 1.369, quindi così come abbiamo fatto prima andiamo a riassumere, 1. 369 volt e un 0.382 milliwatt. Siamo arrivati al punto di tirare le conclusioni, ok? Ora, cosa osserviamo? Osserviamo che la tensione V3 può essere calcolata o misurata come V3' più V3 secondo. Questo è valido, lo vediamo, sia con i numeri che abbiamo ottenuto analiticamente. Se prendiamo questo 2.090 e lo sommiamo a 1.370, andiamo a ottenere esattamente questo 3.460. Ora, con buona approssimazione, anche questo 1.369 e questo 2.080 sommati mi danno questo 3.584. Cosa ben diversa è, quindi questo è ok. Cosa ben diversa è dire che la nostra P3 sia uguale a P3' più P3 secondo. Questo chiaramente è un no, vale a dire che ci rendiamo conto in maniera chiara che le due cose sono differenti, il che vale sia per le misure che per i conti. 0.373 sommato a 0.857 mi danno un circa 1.2, 1.23, ok? Dovrebbe venire proprio 1.23, che chiaramente è distante, è quasi la metà di quello che è il risultato corretto. Perché tutto questo?
Quindi le misure che io ho fatto servono anche per andare a concludere che per quanto riguarda le grandezze, che sono soggette a vincoli lineari, così come le tensioni e le correnti, io posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Quindi nessun problema per quanto riguarda il calcolo o la misura di una tensione con la sovrapposizione degli effetti. Ma questa cosa non va assolutamente bene per una grandezza che ha un legame quadratico con la tensione e la corrente, quindi in generale un legame non lineare. Banalmente, la tensione P3, che si calcola come V3 al quadrato fratto R3, ammesso che questa tensione qua si possa calcolare con la sovrapposizione degli effetti, ormai questo l'abbiamo capito, significa che questa è pari a V3' più V3 secondo, tutto al quadrato fratto R3. Ma tutto questo quindi è uguale a V3' al quadrato fratto R3 più V3 secondo al quadrato fratto R3 più due volte V3 primo per V3 secondo fratto R3. Ecco cosa manca all'appello. Questo termine qua, nel momento in cui applichiamo la sovrapposizione degli effetti direttamente alla potenza, ce lo siamo perso, perché guardate un po', quando facevamo i conti o le misure, questo è il termine che abbiamo chiamato P3', e questo è il termine che abbiamo chiamato P3 secondo. Questo termine qua è andato perso ed è un termine che, almeno per l'esempio che abbiamo considerato oggi, conta tanto quanto gli altri due, per cui è un grosso errore, sia concettuale sia quantitativo. Ok. Direi che è tutto, quindi facendo la dovuta sintesi, abbiamo come obiettivo di questa esercitazione considerato la sovrapposizione degli effetti, un circuito relativamente semplice dove abbiamo eseguito nuovamente conti e misure al fine di creare un riferimento di valori analitici e misurati. Dopodiché abbiamo applicato la sovrapposizione degli effetti e l'abbiamo applicata sia numericamente che sperimentalmente. Cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che le cose tornano per quanto riguarda la tensione, ma non per quanto riguarda la potenza, e ne abbiamo data la dovuta spiegazione. Ok, e con questo è tutto, concludo. Ricordo che i codici utilizzati in questo video, così come scusate, intanto mi era andato in tilt il telefono. I codici utilizzati in questo video, così come lo schematico, li troverete sul mio profilo GitHub. Metterò il link in descrizione del video. È tutto, alla prossima.